Non paghi la bolletta? Sei moroso? La società elettrica può decidere di rifiutarti come cliente. E il cliente si trova a dover trovare una nuova compagnia e soprattutto a stipulare un nuovo contratto con tutti i costi necessari e il tempo trascorso tra telefonate, uffici. E intanto l'utenza può anche bloccarsi. È successo ad alcuni cittadini di Teramo che si sono visti recapitare queste lettere di comunicazione in un burocratese non proprio comprensibile. Oggetto fornitura di default e prosegue con tale dicitura: cessazione amministrativa a seguito dell'impossibilità di interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna disalimentabile di cui all'articolo 13 dell'allegato A. I cittadini che non hanno decifrato il messaggio si sono visti staccare l'utenza senza preavviso e ora interviene a Teramo l'associazione Robin Hood che mette in guardia i cittadini. In pratica questa specie di limbo nel quale uno va se ha problematiche con un fornitore di gas o di energia elettrica, perché per energia elettrica vale lo stesso principio, in pratica si viene messi su questo default che viene gestito da una società. Entrando in questo servizio default si hanno 6 mesi di tempo per contrattualizzarsi con l'altro soggetto. Dalle lettere che arrivano questo periodo non viene indicato, viene indicato l'inizio di questo periodo di default, però non viene indicato il periodo dei 6 mesi. E questa cosa chiaramente crea delle problematiche quali distacchi che non sono dei distacchi semplici, quindi non è semplice riattivare l'energia elettrica oppure il gas, perché bisogna fare un'attivazione come se fosse nuovo il servizio, e quindi bisogna presentare i progetti, le relazioni tecniche e tutta la documentazione a supporto. Questa cosa può avere anche dei tempi lunghi, tipo 3 mesi. In un agosto in cui sono previsti aumenti della TARES, TASI, IUC più in generale, poi carburante, libri per chi ha figli che studiano e chi più ne ha più ne metta, si scopre che ora le società possono anche rifiutarti come cliente. Cosa fare per tutti i cittadini ignari? Ecco le accortezze del caso. Noi interveniamo con l'autorità con la richiesta che sulle queste lettere che arrivano sia meglio esplicitato che cos'è il default, perché noi abbiamo fatto anche un'indagine e nessuno sa che cos'è. E sia esplicitata questa cosa e soprattutto sia scritto a chiare lettere che in questo periodo, cioè in questi 6 mesi, l'utente deve contrattualizzarsi con la società di vendita del gas e chiaramente non può essere quella che l'ha mandato in default. L'altra cosa invece che noi faremo è un ricorso all'antitrust, perché noi riteniamo che ci sia una condotta non lineare da parte delle società, nel senso che il codice del consumo parla molto chiaro, parla di chiarezza delle istruzioni che vengono date agli utenti. In questo caso non c'è questa chiarezza.